presidente Cristiana Martini, quindi ringrazio anche io l'amministrazione provinciale, in particolar modo Luigi Vagana, che ci ha dato l'opportunità di presentare questo libro scritto dal nostro amico, che io chiamo storico, per quello che è storico, giornalista e scrittore Fernando Riccardi, e al quale vorrei rivolgere un grande applauso per la sua della storia Lo locale. storico della porta È lo accanto. storico della Porta Accanto, come lo chiama Claudio. Fernando, come ho detto, è un giornalista, però questa volta sarà nella veste di intervistato. Si casca la proporzione. Invertiamo i ruoli praticamente, quindi faremo un po' un dialogo con Fernando, gli rivolgerò alcune domande e lui avrà modo di illustrare, diciamo, i contenuti del libro. Allora, innanzitutto, Fernando, comincerei con farti questa domanda. Il tuo libro è il frutto di un certosino lavoro di ricerca, no? Quindi possiamo dire che ti sei fatto carico di ricostruire un puzzle con l'onere di dover trovare tutte le tessere mancanti. Ecco, io vorrei chiederti che cosa ti ha spinto ad affrontare questa non facile impresa e quali sono le motivazioni che ti hanno indotto a scrivere questo libro.